Il progetto Scuole Viaggianti di Estra ha fatto tappa anche a Prato grazie alla scuola media Ivana Marcocci, che è tra le 15 vincitrici dell'iniziativa che quest'anno ha coinvolto più di 40.000 studenti di 833 scuole di 5 regioni e 3 differenti ordini scolastici. Un viaggio davvero unico, ricco di sfide, contenuti e attività alla scoperta degli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030 all'insegna del digitale, del teatro e della creatività. Le scuole hanno potuto sperimentare con il progetto di Estra l'educazione alla sostenibilità utilizzando metodologie didattiche innovative. Vincitrici del progetto per l'area pratese, le prime medie, prima A, B e C della scuola Ivana Marcocci, che hanno ricevuto il meritato premio a base di teatro a impatto zero, con una tappa del tour della sostenibilità del Grande Sconquasso, che è andato in scena nel vicino oratorio. A consegnare l'attestato del premio Paolo Abati, direttore generale di Estra. Che c'è un fatto educativo che non è secondario, quindi aiutare i bambini già in piccola età, nel periodo scolastico, a avere una concezione dell'ambiente un po' diversa da quella dei genitori e un po' diversa da quella che abbiamo un po' tutti noi. Quindi l'ambiente è una risorsa finita, bisogna rispettarlo, bisogna fare in modo di salvaguardarlo e quindi l'età scolare, soprattutto quella dei bambini più piccoli, è l'età giusta proprio per cominciare a fare delle lezioni, a trasmettere una cultura che possa poi col tempo crescere.